Con autorización oficial, empleados y ciudadanos del Vaticano crearon el primer equipo de atlética que defiende los colores de la Santa Sede, que además de entrenarse para competir, lleva un mensaje de paz al mundo del deporte. Atleta Vaticana è una squadra di atletica appunto molto particolare perché è formata da dipendenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano. Quindi siamo un gruppo di amici uniti da una passione che è la corsa e diciamo che gli obiettivi della squadra sono due. Uno appunto l'amicizia, darci dei suggerimenti per correre, ma ovviamente non c'era bisogno di una squadra in più. L'altro elemento che ci caratterizza è quello della solidarietà. Nacido de la afición por las carreras, el equipo cuenta con 70 miembros. Y es capitaneado por Michela Ciprieti, empleada de la Farmacia Vaticana. Noi usiamo, diciamo, questo stemma pontificio per cercare di essere in mezzo agli altri con anche due segni molto concreti. Uno, abbiamo preparato e tradotto in 36 lingue la preghiera del maratoneta che distribuiamo questa immaginetta alla partenza delle gare. L'altro, in occasione delle grandi maratone, Roma, Firenze, affollatissime, il giorno prima organizziamo la messa del maratoneta e devo dire che la partecipazione è sempre molto alta. Los integrantes del equipo, todos amateurs, jamás imaginaron que su camiseta llegaría al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. La participación de Monsignor Sánchez a la ceremonia inaugural de las Olimpiadas ha creado mucha atención sobre nuestra squadra. Y debo decir que son en tantos los que nos firman, corriendo por strada, que nos hacen una pregunta. Nosotros respondemos, obviamente, con lo que son nuestras características, o sea, un sorriso para todos, un gesto de amicizia, un invito a participar a las gare que tienen un scopo solidario. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.